Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Situazione drammatica, c'è questa ripresa continuamente annunciata che non si realizza, continua a essere spostata in avanti. Abbiamo delle crisi molto gravi, alcune provocate in modo secondo me irresponsabile, come quello della Riva Acciai, che per decisione di un giudice fa chiudere delle più siti produttivi in tutto il nord, mettendo a rischio il reddito di 1.400 famiglie. Abbiamo la crisi della ACC di Belluno, di Mel, che sarà oggetto anche di un intervento di un mio collega. Per le imprese questo governo non ha fatto assolutamente nulla. Lo scorso 9 settembre il GIP di Taranto ha emanato un provvedimento ponendo sotto sequestro preventivo i beni immobili e le disponibilità finanziarie per quasi 1 miliardo di euro del gruppo Riva. Il governo si è già mosso, nelle ultime ore c'è un rimpallo tra il GIP di Taranto e la proprietà. Quello che è un dato di fatto è che comunque 1.400 operai non stanno lavorando, in quei 7 stabilimenti non c'è alcuna emergenza ambientale, anzi sono stabilimenti con la produzione in crescita e abbiamo i competitori esteri del settore siderurgico che in questo momento stanno ovviamente ridendo. 1.400 e oltre lavoratrici e lavoratori oggi sono per strada, non hanno un futuro. A causa di questa decisione sono senza stipendio, senza ammortizzatori sociali. Cosa state facendo per risolvere questo problema, per ridare l'operatività a queste aziende? I governi in carica nell'ultimo biennio sono ripetutamente intervenuti sulla vicenda per fronteggiare la grave situazione ambientale di Taranto, al fine di trovare un delicato punto di equilibrio tra valori e principi costituzionali concomitanti, quali il diritto alla salute, all'ambiente, alla libertà di iniziativa economica e all'occupazione. Cioè lei mi sta confermando che le lavoratrici e lavoratori del gruppo Riva sta pagando i danni ambientali di Taranto, stanno pagando colpe che non sono loro, che ricadono però su queste società. Al Ministero voi dovete darvi una mossa. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.